La Federorusso, la sua stampa e l'ordine dei giornalisti pugliesi oggi manifestano la solidarietà e la vicinanza ai colleghi, ai colleghi francesi e soprattutto alle famiglie, al popolo francese che è stato al centro di giorni, di ore piuttosto drammatiche. Però al di là di quelli che sono gli appuntamenti ormai che si stanno moltiplicando un po' dappertutto, una domanda da giornalisti emerge e va fatta. C'è o non c'è un limite per la satira? E se c'è, quale? Quale può essere? I limiti sono quelli che valgono per tutti i contesti civili. I limiti sono quelli del rispetto delle persone, rispetto delle altrui opinioni, il rispetto delle libertà altrui. Dopodiché si può anche non condividere la satira, non si può anche non condividere il pensiero di un'altra persona, ma non per questo bisogna ammazzare o bisogna limitare la libertà di quella persona. Non a caso lei lo ricordava, era Voltaire, no? Questa è la grande lezione che ci viene dall'illuminismo ed è la grande lezione che ci viene dalla rivoluzione francese. Sono valori universali sui quali poi sono nate tutte le grandi democrazie occidentali. Sono valori che nessuno può pensare oggi di mettere in discussione. Il gesto di Libération, di Le Monde, di mettere a disposizione tecnologie, redazioni, spazi per i colleghi di Charlie Hebdo, credo che abbia fatto, come dire, abbia bucato il video alla fine nel mondo giornalistico, no? Sicuramente ha bucato il video, ma il vero messaggio che arriva dalla Francia arriva proprio dai colleghi di Charlie Hebdo. Il giornale oggi è in edicola, quindi c'è la democrazia continua, la vita continua, la stampa continua. Buon lavoro, grazie. Grazie a te. No, 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 no.